Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo convegno che mi sembra stia riuscendo molto bene con i contributi che sono stati dati oggi. Io, rispetto al titolo Oltre il Jobs Act, nell'interpretare l'argomento che mi è stato assegnato, che sarebbe il mutamento della strategia nella tutela dei lavoratori, intendo riferirmi principalmente a come il nostro mestiere di avvocati del lavoro è in qualche modo chiamato a ricollocarsi, vedere se riesce a trovare strumenti nuovi rispetto a come fino ad oggi abbiamo affrontato per esempio la questione dei licenziamenti. Diciamo che fino a non molto tempo fa, se un lavoratore veniva da noi e ci poneva il problema di cosa le sarebbe accaduto in conseguenza di un licenziamento, facevamo la classica domanda, più o meno di 15 dipendenti, eravamo in grado di dare una risposta, dare integrazione in qualunque ipotesi di illegittimità del licenziamento. Poi con la Fornero le cose sono un po' cambiate, la possibilità di reintegrazione ha avuto dei limiti, diciamo, senza entrare troppo nel dettaglio, comunque è più difficile ottenere la reintegrazione, però il testo che è stato elaborato dal legislatore del 2012 è piuttosto complesso e risente del compromesso che in qualche modo fra interessi contrastanti si cercava di trovare una soluzione che andasse in una determinata situazione. Tutti quelli, i licenziamenti irrogati dopo il 18 luglio del 2012 rientrano nella nuova disciplina della legge Fornero, quelli intimati prima del 18 luglio 2012 invece rientravano, perché ormai non ce ne sono più, nel vecchio articolo 18. E arriva il Jobs Act, che compone questo divisorio classico, perché si inventa una rimarcazione sulla base della data di assunzione. Quindi non ci troviamo più a dover affrontare situazioni passate e presenti, ma situazioni di convivenza di lavoratori licenziati con il regime della Fornero fino a quando il loro rapporto di lavoro non va a esaurimento e nuovi assunti che nel momento in cui verranno licenziati nei loro confronti si applicheranno queste disposizioni sulle quali non entro nel dettaglio perché ritengo siano abbastanza conosciuti. Comunque diciamo che sono caratterizzate sostanzialmente dal fatto che la reintegrazione diventa un'eccezione, la regola resta un indennizzo, fra l'altro destinato a dimezzarsi a fronte di un'offerta vantaggiosa sotto il profilo fiscale a scapito dell'erario da parte del datore di lavoro, e caratterizzato anche da un'altra cosa importante, finalizzata a scoraggiare il ricorso al giudice, che è il fatto che espressamente viene vietato, per esempio nei licenziamenti disciplinari, al giudice di valutare la proporzionalità dell'infrazione, e viene volutamente eliminato ogni riferimento alla contrattazione collettiva per quello che riguarda la valutazione della gravità dei provvedimenti in rapporto alla sanzione. Quindi se la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa, una sanzione che non comporta il licenziamento ma la multa, la sospensione, l'ammonizione scritta, ecco, in quel caso lì la Fornero quantomeno diceva, in quel caso lì la reintegrazione è dovuta. Oggi, stando al tenore della nuova legge, il Jobs Act, la reintegrazione non sarebbe dovuta nemmeno in quel caso, basta che sia stato accertato il compimento del fatto materiale. Ecco, alla luce di questa nuova disposizione, che cosa possiamo fare? Dobbiamo arrenderci di fronte a queste innovazioni? Indubbiamente no. Al di là delle soluzioni di carattere generale, che sono quelle, le iniziative politiche cui hanno fatto cenno sia Landini che
il professor Alleva, quella della soluzione referendaria, che cancellerebbe semplicemente con la sua abrogazione il decreto legislativo 23. E do atto a Nanni Alleva di essere stato il primo a parlarne. Ricordo già da fine dicembre, inizio gennaio, ha lanciato lì questa soluzione come la soluzione più praticabile, forse più semplice, per spazzare via queste nuove disposizioni che, a differenza di quelle della Fornero, che come ho detto erano frutto di un compromesso, sembra non aver tenuto in minima considerazione interessi diversi da quelli della Confindustria. Cioè è stato realizzato il programma confindustriale al 110%, dico al 110% perché al di là delle aspettative e delle speranze dello stesso corpo imprenditoriale, è stato realizzato questo sogno, quindi con un linguaggio terminologico anche semplificato rispetto alla Fornero e di più difficile aggressibilità dal punto di vista interpretativo, perché poi noi avvocati è con l'interpretazione della norma che a volte riusciamo a scardinare, e lo abbiamo fatto. Siamo riusciti con la Fornero a far passare in giurisprudenza un'interpretazione di certe espressioni da parte dei giudici che le hanno lette, diciamo, in chiave costituzionale, che con questo testo è indubbiamente più difficile riuscire a ottenere lo stesso risultato. Ma non desistiamo dal farlo. La terza via sono le iniziative di tipo sindacale. È sicuramente indispensabile che le organizzazioni sindacali, per esempio, e già lo stanno facendo molto in tutti i cambi di contratto, di tutti i cambi di appalto, in cui i rapporti di lavoro si interrompono e ne nascono di nuovi, e precisare e specificare che venga conservata, chiedere e ottenere che venga conservata la precedente normativa, proprio espressamente, andrebbe salvaguardata. E questa è una soluzione. Dicevo, ma queste soluzioni, e l'altra a livello di politica giudiziaria di ampio respiro, è il ricorso alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia. Ma oggi, qui e ora, cosa possiamo fare noi con i prossimi lavoratori che si presenteranno prima o poi, in misura sempre più crescente, a chiedere una tutela dai licenziamenti? Io, innanzitutto, dobbiamo addestrarci a fare una attività di consulenza molto puntuale nei confronti dei lavoratori che sono ancora in forza. Tenete conto che il Jobs Act non è intervenuto soltanto sui licenziamenti, ma su cose importanti che regolamentano il rapporto di lavoro in costanza di rapporto. Mi riferisco ai controlli e al demansionamento. Rispetto a queste nuove disposizioni, non bisogna rassegnarci a pensare che il datore di lavoro abbia mano libera. Ci sono comunque dei confini e dei paletti rispetto ai quali i lavoratori devono essere informati e rispetto ai quali dobbiamo fornire la massima tutela. Un'altra cosa importante, dato che più spazio avrà il diritto antidiscriminatorio, come già con la Fornero in qualche modo, io non sono d'accordo con il lavoratore della Lamborghini che questa mattina ha detto chi si iscrive più alla FIOM. Bisogna informare i lavoratori che, al contrario, essere iscritti al sindacato oggi, esternare la propria iscrizione e la propria partecipazione all'attività sindacale, può essere uno scudo un domani, proprio per difendersi da eventuali ritorsioni, da eventuali licenziamenti di natura discriminatoria. Quindi da questo punto di vista pensiamoci, e non è detto, anzi, dobbiamo proprio informare i lavoratori che l'appartenenza sindacale può non essere necessariamente un elemento di negatività. Bisogna indubbiamente fare, rispetto a ogni posizione, un'attività istruttoria approfondita, e dobbiamo comunque, e mi contraddico un po' con quello che ho detto, ma io sono convinto che ci si può ancora provare, non accettare quello che da una lettura del testo sembrerebbe scontato, cioè che oggi un datore di lavoro può, anche sussistendo un fatto materiale di irrilevanza disciplinare, licenziare un lavoratore senza che possa essere richiesta la reintegrazione.
una recente sentenza della Corte di Cassazione, 12 ottobre 2015, numero 20.540, ha precisato che la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'articolo 14. Dato che il nuovo legislatore ha avuto l'idea furba di aggiungere l'aggettivo materiale al sostantivo fatto, proprio per insinuare il dubbio che un qualunque fatto, anche non rilevante disciplinarmente, non darebbe diritto alla, può consentire un licenziamento che non dà diritto alla reintegra, ecco, rispetto a questo, secondo me, abbiamo ancora degli argomenti da spendere. Fermo restando che la legge fa schifo, ovviamente, ma non è che voglio, però gli spazi interpretativi ancora forse si possono trovare. Ho parlato delle condizioni di miglior favore a livello sindacale. Quelli si possono certamente ottenere anche a livello individuale. Ci sono ancora lavoratori oggi che scelgono di cambiare lavoro e quindi sono in grado di negoziare con il nuovo datore di lavoro le condizioni della loro nuova assunzione. È certamente possibile negoziare condizioni di miglior favore. Sembra dire una banalità a dire questo, ma ci sono già degli interpreti, sono già venuti fuori degli interpreti che sembrerebbero negare la possibilità di clausole contrattuali più favorevoli in ragione del fatto che nella legge delega si parla di finalità di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, e questo trasformerebbe questa norma in una norma di ordine pubblico, e le norme di ordine pubblico non consentono la derogabilità da parte delle parti, dei privati. A me sembra una boiata pazzesca e penso proprio che, spero proprio che non passi un'interpretazione del genere. Un'altra cosa che secondo me si può provare a sostenere, nonostante l'intenzione contraria del legislatore, è la rilevanza delle clausole del contratto collettivo, cui ho fatto cenno prima, quelle che appunto prevedono delle sanzioni conservative. Alcuni interpreti hanno detto: anche se le norme contrattuali prevedono delle sanzioni conservative, a meno che non prevedano espressamente i contratti collettivi l'applicabilità dell'articolo 18 e quindi la reintegrazione, il licenziamento rimarrebbe illegittimo, ma la sanzione rimarrebbe quella della legge e quindi non l'indennizzo e non la reintegrazione. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo semplicemente perché la legge, come si sa, ai sensi dell'articolo 1372, il contratto ha forza di legge fra le parti. Quindi nel momento in cui un datore di lavoro è iscritto all'associazione datoriale firmataria del contratto collettivo, è vincolato all'accordo collettivo tanto quanto come fosse un accordo individuale. E quindi non è possibile pensare che una norma contrattuale che prevede già la sanzione, perché le norme che prevedono sanzioni conservative dicono che per quel fatto tu puoi essere punito non con il licenziamento, ma con la multa, la sospensione, eccetera. Quindi escludono la sanzione del licenziamento. Quindi anche in quel caso, secondo me, si può sicuramente sostenere che si applicano in forza proprio del diritto civile, dei principi di diritto civile. Le parti sono obbligate non solo quanto è previsto nel contratto, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano, dice il Codice Civile. E questo in ragione, ancor di più in ragione del principio giuslavoristico del favor lavoratoris, che è un principio che viene dato per acquisito. Ecco, il diritto civile, e con questo concludo, anche se non sono stato già richiamato a concludere, anticipo. Caserta, e questo, diciamo, è forse il terreno su cui dovremmo misurarci di più, approfondire di più, perché il grande tema
del rapporto fra diritto civile, che è legislazione generale, e diritto del lavoro, che è legislazione speciale. Nel senso che nel momento in cui il diritto civile non consente la risoluzione di un contratto per lievi motivazioni, cioè non, il contratto, dice la norma, non può essere risolto solo per inadempimenti di non scarsa importanza. Come si può pensare al contrario che il contratto di lavoro possa essere risolto per un inadempimento di scarsissimo rilievo? È contraddittorio, non ha senso. Altra cosa, la risoluzione dovrebbe sempre comportare il diritto a chiedere l'adempimento e in ogni caso viene fatto salvo l'integrale diritto al risarcimento dei danni. L'indennizzo che è stato previsto, questi pochi spiccioli dal legislatore, a parte che è indennizzo che non è risarcimento, non ha nulla a che fare con il risarcimento dei danni. Io non la voglio fare semplice, perché non è semplice. Su questo tema verranno fatti interi convegni e quindi non sarà un intervento di 20 minuti a risolverlo definitivamente. Ma è un grande tema importante di contrasto diretto a queste disposizioni, perché paradossalmente un diritto che dovrebbe essere sorto per tutelare la parte debole del lavoratore si traduce in una situazione di svantaggio verso la parte debole. Si è detto che si rafforza il potere del datore di lavoro, si rafforza il potere del datore di lavoro sotto tutti gli aspetti e si crea una disparità di trattamento a sfavore della parte più debole. Quindi questo paradosso non può rimanere irrisolto e io quindi confido che, rimboccandoci tutti le maniche, si possa trovare una soluzione per rendere dignità ai lavoratori che oggi vengono in questo modo umiliati. Grazie.